sabato 22 luglio 2023, tempo ordinario. Lettura dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1, 2, 11, 18. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto ed io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: Ho visto il Signore. E anche ciò che le aveva detto. Riflessione. Il Vangelo di oggi ci presenta l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena, la cui festa celebriamo oggi. La morte di Gesù, il suo grande amico, le fa perdere il senso della vita, ma non smette di cercarlo. Va al sepolcro per incontrare di nuovo colui che la morte le aveva rubato. Ci sono momenti della vita in cui crolla tutto. Sembra che tutto è finito, morte, disastri, dolori, delusioni, tradimenti, tante cose che possono farci perdere la terra sotto i piedi e produrre in noi una crisi profonda. Ma può succedere anche qualcosa di diverso, improvvisamente. L'incontro con l'amicizia può ridare senso alla nostra vita e farci scoprire che l'amore è più forte della morte e della sconfitta. Nel modo in cui viene descritta l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena, scorgiamo le tappe del suo percorso, dalla ricerca dolorosa dell'amico morto all'incontro con il risorto. Sono anche le tappe che percorriamo noi tutti lungo la vita, alla ricerca di Dio e nel vissuto del Vangelo. È il processo di morte e di risurrezione che si prolunga giorno dopo giorno. Giovanni 20, 1. Maria Maddalena va al sepolcro. C'è un amore profondo tra Gesù e Maria Maddalena. Lei fu una delle poche persone che ebbero il coraggio di rimanere con Gesù fino all'ora della sua morte in croce. Dopo il riposo obbligatorio del sabato, lei ritornò al sepolcro per stare nel luogo dove aveva incontrato l'amato per l'ultima volta. Ma con sua grande sorpresa, il sepolcro era vuoto. Giovanni 20, 11-13. Maria Maddalena piange ma cerca. Piangendo, Maria Maddalena si inchina e guarda nel sepolcro, dove vede due angeli vestiti di bianco, seduti nel luogo dove era stato collocato il corpo di Gesù, uno alla testa, l'altro ai piedi del sepolcro. Gli angeli le chiedono: Perché piangi? Risposta: Hanno portato via il mio Signore. E non so dove l'hanno messo. Maria Maddalena cerca il Gesù che lei ha conosciuto, lo stesso con cui aveva vissuto 3 anni. Giovanni 20, 14-15. Maria Maddalena parla con Gesù senza riconoscerlo. I discepoli di Emmaus videro Gesù, ma non lo riconobbero. Lo stesso avviene con Maria Maddalena. Lei vede Gesù, ma non lo riconosce. Pensa che è il custode del giardino. Anche Gesù chiede: Come hanno fatto gli angeli? Perché piangi? Ed aggiunge: Chi stai cercando? Risposta: Se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto ed io andrò a prenderlo. Lei cerca ancora il Gesù del passato, lo stesso di 3 giorni prima. L'immagine di Gesù del passato impedisce che lei riconosca il Gesù vivo, presente dinanzi a lei. Giovanni 20, 16. Maria Maddalena riconosce Gesù. Gesù pronuncia il nome Maria, Miriam. Ecco il segno di riconoscimento, la stessa voce, lo stesso modo di pronunciare il nome. Lei risponde, Maestro, Rabuni. Gesù si volta. La prima espressione che la morte non è stata che un incidente doloroso di percorso, ma che ora tutto è ritornato come prima. Maria abbraccia Gesù con forza. Era lo stesso Gesù che era morto in croce, lo stesso che lei aveva conosciuto ed amato. Qui avviene ciò che Gesù dice nella parabola del buon pastore. Lui le chiama per nome e loro conoscono la sua voce. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Giovanni 20, 17. Maria Maddalena riceve la missione di annunciare la resurrezione agli apostoli. Infatti è lo stesso Gesù, ma il modo di stare con lei non è lo stesso. Gesù le dice, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Gesù va a stare insieme al Padre. Maria Maddalena non lo deve trattenere e deve assumere la sua missione. Ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro. Chiama i discepoli miei fratelli. Salendo al Padre, Gesù ci apre il cammino per farci stare vicino a Dio. Voglio che loro stiano con me, dove io sto. Giovanni 20, 18. La dignità e la missione di Maria Maddalena e delle donne. Maria Maddalena viene chiamata discepola di Gesù, testimone della sua crocifissione, della sua sepoltura e della sua resurrezione. Ed ora riceve l'ordine, le viene ordinato di andare dai 12 ad annunciare che Gesù è vivo. Senza questa buona novella della risurrezione, le 7 lampade dei sacramenti si spegnerebbero.